Buongiorno a tutti, che bella vista, quante persone. È sempre un piacere quindi parlare davanti a tante persone, a persone così importanti. Io e il professor Noce abbiamo l'onere e l'onore di aprire queste due giornate parlando di un argomento molto attuale e caldo, che è quello dell'Industry Convergence. Argomento in cui ormai tutti gli operatori economici devono porre attenzione, un argomento in cui non si può evitare. Ma quali sono i tre fattori che spingono alla convergenza industriale? Beh, sicuramente la tecnologia, il cliente, il consumatore, ma anche l'ecosistema. Però a questi tre fattori deve essere aggiunto un paradigma generale, che è quello del cambiamento culturale. Innovazione digitale non è tecnologia, è mindset, cambiamento del nostro modo di pensare, è vedere non quello che è successo ieri, ma ogni giorno pensare cosa posso fare domani. E se questo non è nel nostro DNA, difficilmente potremo competere nel futuro. Bene, l'Industry Convergence è un cambiamento culturale e non più essere focalizzato sul proprio core business, ma vedere cosa accade intorno a me, cosa altri operatori in settori diversi stanno facendo. È soltanto in questa maniera che io avrò la speranza di crescere, di creare valore. Perché chiaramente la tecnologia, la nuova tecnologia, come dicono gli inglesi, technology disruption, è distruttiva. Cioè sta cambiando tutti i paradigmi, sta portando sul mercato nuovi competitor. Vediamo quello che sta succedendo nel settore finanziario. Ma la tecnologia, attenzione, non è il driver dello sviluppo economico, è un abilitante. La tecnologia non deve guidare le mie azioni, non deve guidare il mio modello di business, il mio modello di servizio. È l'azienda, è il capitale umano, è il nostro mindset. E dobbiamo sfruttare la tecnologia per quello che è. Perché poi il vero valore centrale è il cliente. Probabilmente sto dicendo cose banali e di questo chiedo scusa, ma se noi non portiamo nella nostra vita quotidiana il cliente come fattore centrale del nostro modo di vivere e di fare business, si è fuori dal mercato. Il cliente è sempre più nomade e anaffettivo. Se io non trasformo il mio modo, il mio business, in qualcosa che possa soddisfare le modalità d'uso, l'esperienza del cliente, beh, è difficile acquisire il cliente, ma soprattutto è difficile fidelizzarlo. Bene, l'Industry Convergence può aiutare in questo, perché il cliente vuole operare in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, ma vuole un servizio integrato, vuole sempre di più soddisfare la sua esperienza con qualcosa che lo possa soddisfare end-to-end. E l'Industry Convergence può aiutare a questo. Terzo fattore è l'ecosistema. Cioè, la globalizzazione non sta rompendo soltanto le barriere doganali, sta trasformando i nuovi modelli di business. Modelli di business che devono essere ogni giorno protesi all'innovazione. Ogni giorno devo essere veloce nel pensare e nell'eseguire. Oramai non ci possiamo più permettere di dire ma ho questo sogno, voglio fare questo e poi aspettare che gli eventi endogeni e esogeni ci aiutino. No, bisogna reagire immediatamente. L'arroganza del successo è pensare che quello che ho fatto ieri varrà domani. Dimentichiamocelo. Se non siamo veloci, se non siamo innovativi, siamo fuori dal mercato. Bene. In queste due giornate abbiamo creato quindi queste, io le chiamo sezioni di confronto, in cui mettiamo insieme diverse industrie
e confrontandoci su come possiamo lavorare insieme, come possiamo essere dei partner. E questo vale anche per una società di consulenza. È finito lo schema di una volta. Non esiste più fornitore-cliente, esiste una partnership.